Ci sono molte opportunità e destinazioni diverse per i soldi delle nostre tasse. Ovviamente hanno una percentuale inferiore rispetto alla Chiesa Cattolica, che usa quei soldi per finanziare il clero. Ma poi c'è una grande fetta di quel ricavato che viene destinata alla pubblicità, per fare ancora più soldi. È discutibile, io non ci avrei pensato a fare la reclama, eh? L'avrei lasciata fare i parroci alla gente. La cosa furba, o forse troppo furba, è stata che alcuni dicono sì la Chiesa oppure lo Stato, e quelli che non dicono niente... Il meccanismo dell'8 per 1000 è un meccanismo tecnicamente truffaldino. Il problema è che circa il 64-63% degli italiani non dà nessuna preferenza, più del 60% è tantissimo. Non conta questo, secondo questo meccanismo, e sulla base di coloro che hanno espresso la loro scelta, l'87% di tutto il fiume dell'8 per 1000 va alla Chiesa Cattolica. Stiamo parlando di una somma rilevante, circa 1 miliardo di euro l'anno, è tantissimo. L'Italia non c'è dubbio che rappresenta il grande granaio del Vaticano. Siamo il granaio perché ad esempio attraverso l'8 per 1000 noi paghiamo come italiani lo stipendio di 44.000 preti sui 460.000 preti che esistono in tutto il mondo. Il 10% dell'esercito, diciamo così, vaticano è pagato dai contribuenti italiani. Eminenza, un groviglio di dubbi attanaglia la mia anima e non mi dà pace. La nostra vita, la vita sacerdotale, è regolata da silenzi e omissioni, e tutto scorre come se nulla accadesse fuori dal nostro sacro recinto. Eppure io ho promesso a Dio di servirlo con tutto me stesso, di lottare contro il regno delle tenebre, non di assecondare il male, pur di servirlo. Quindi la domanda non è quanto valide siano le opere della Chiesa, ma quanta trasparenza ci sia. È come se i leader della Chiesa si aspettassero che la gente debba credergli e basta. Qualsiasi cosa dicono è la verità del Vangelo, senza dover essere responsabili per nessuno. Quanto sono responsabili i leader della Chiesa? Quanto lo sono i vescovi? Quanto lo sono i preti nei confronti dei donatori, degli uomini di Dio, dei cattolici di tutto il mondo? Alla fine di tutto quello che noi gli diamo anche per fini caritatevoli, o apparentemente per fini caritatevoli, tipo l'8 per 1000, circa il 20-21% viene restituito effettivamente alla collettività attraverso quelle azioni di sussidiarietà in cui lo Stato fa un passo indietro perché ha lasciato di fatto un appalto all'unico monopolista che gestisce la carità, le mense della Caritas, l'assistenza ai bisognosi, eccetera, che è senz'altro un'azione meritoria che socialmente va prevista. Il tema però è, potrebbero farlo bene anche i civili, lo potrebbero fare forse a dei costi più bassi, lo si potrebbe approfondire da vari aspetti, mentre invece loro la presentano come se effettivamente pagassero loro. Non è così, paghiamo noi caro anche un servizio che potrebbe essere condiviso o trattato come un appalto pubblico. Le democrazie più compiute, penso anche alla cattolicissima Spagna, alla Francia, alla Germania, hanno sicuramente distorsioni minori rispetto a quella dell'Italia in termini di libertà religiosa che viene garantita. Però dobbiamo anche ricordare, ad esempio, che in Germania chi è cattolico è costretto e si dichiara cattolico a pagare una percentuale alta, fino al 3-4% del proprio stipendio, come tassa direttamente alle istituzioni religiose, protestanti o cattolici. Solo che là c'è la libertà. Perché? Perché la persona può andare al tribunale, portare un attestato in cui dichiara di essere, diciamo, di essere diventata non più cattolica, di essere uscita dalla Chiesa Cattolica, e da quel momento non pagherà più le tasse.
1905 la Francia ha completamente separato religione e Stato. Quindi in Francia non c'è nessun culto riconosciuto e non si versa nessuna imposta per la religione. Le religioni si autofinanziano. È la Chiesa che trova i fondi per finanziare i luoghi di culto, per finanziare il clero, e sono i fedeli di ogni religione che fanno le donazioni. Lo Stato non finanzia e non sovvenziona alcun culto. Molti paesi hanno un culto riconosciuto, un culto di Stato. Ad esempio, in Inghilterra c'è l'anglicanesimo, la religione dello Stato. In Danimarca il luteranesimo è la religione di Stato. Ci sono molte religioni di Stato che sovvenzionano i culti. Poi ci sono dei paesi come l'Italia e la Germania dove non c'è una religione di Stato, ma c'è un legame costituzionale, un concordato fra Stato e religione. Quindi il popolo che finanzia lo Stato attraverso le tasse finanzia anche la religione. In Francia non accade niente di tutto questo. La Francia è un paese totalmente areligioso, non religioso, che non sovvenziona alcun culto. Per questo non ci sono problemi. Rivendichiamo la nostra indipendenza, difendiamo confini e riservatezza, eppure accettiamo doni di stati esteri in cambio della nostra indulgenza. Eminenza, dimentichiamo che il regno di Dio non è di questo mondo e rischiamo di confonderlo con lo sterco del diavolo. Ella mi dirà che lo sterco serve a concimare la terra, così come il denaro serve a diffondere il verbo di Dio. Ma è davvero così? In Italia, negli ultimi 15 anni, grazie a quel sistema dell'8 per 1000, lo Stato italiano ha dato al Vaticano 1.550 milioni di euro, 1 miliardo e 550 milioni di euro per costruire nuove chiese. Noi siamo nel paese in cui c'è il più grande percentuale di rapporto tra cittadini e chiese, abbiamo dato 1 miliardo e 500 milioni di euro per costruire nuove chiese nello stesso periodo in cui le spese dello Stato per l'edilizia popolare, per le case popolari, si sono azzerate. Questo ha significato, per le nuove urbanizzazioni, consentire al Vaticano di poter controllare il territorio capillarmente, che ciò qui significa voti. Quando un politico dovrà cercare voti, gli serviranno le parrocchie che sono ovunque, non ci sono più neanche le sedi del Partito Comunista ormai, così tante in giro, sono solo parrocchie. E poi dovrà attingere ai voti di chi lavora nelle scuole cattoliche, di chi lavora negli ospedali cattolici, di chi lavora nel turismo cattolico. Questo è il motivo per cui poi alla fine, molto spesso a guadagnarci tra politica e Vaticano in questo scambio di favori, sia in realtà il Vaticano. L'Italia è un altro paio di maniche. La Chiesa è estremamente influente, per quanto ne sappia. È influente e molto potente per tutta la nazione italiana. Sono due le tasse più privilegiate per il Vaticano. La prima è quella della tassa sugli immobili, la famosa ICI, che solamente a Roma ogni anno è all'incirca 40-45 milioni di euro la cifra di ICI che viene persa dalle casse della città. E quindi se andiamo a considerare a livello nazionale superiamo sicuramente i 400-500 milioni di euro, ma c'è di più. C'è un'altra tassa fondamentale che si chiama IRES, cioè l'imposta sulle persone giuridiche, le tasse che devono pagare le imprese, i soggetti giuridici per le loro attività. Gli enti ecclesiastici hanno uno sconto del 50%. Insomma, fare attività commerciale, fare impresa con il Vaticano conviene. Privilegi fiscali, il non pagamento dell'ICI, il costo della sanità che fa capo agli enti religiosi, il costo delle scuole che fa capo al sistema di istruzione religioso, appunto l'8 per 1000, il sostegno all'editoria cattolica, c'è una serie di capitoli importanti che tutti insieme, messi tutti insieme, portano a circa 4 miliardi.
e mezzo di euro. Ecco, il costo della Chiesa in Italia è superiore al costo della politica nel suo insieme. Rappresentiamo attraverso i nostri accordi, i concordati e i trattati il modello che il Vaticano ha tentato e con successo di esportare in tutto il mondo, in particolare nei paesi, e questa è la strategia dei 180 nuovi concordati e trattati internazionali fatti a partire dal Concilio Vaticano II, quindi nel giro di 40 anni in tutto il mondo, soprattutto con i paesi che sono usciti dalle dittature o i paesi che ancora non erano democratici, quindi pensiamo a tutti i paesi dell'Est Europa usciti dal comunismo o a quelli del Sud America e che hanno riportato il nostro modello. Dopo i cardinali entreranno le famiglie reali e le delegazioni ufficiali guidate dai capi di Stato e dai capi di governo. E anche da tener conto della situazione nella quale noi siamo, perché siamo da non molto usciti da questa guerra fredda che c'era dal mondo comunista da una parte e il mondo occidentale dall'altra. È chiaro che nella misura in cui il mondo comunista si richiamava a dottrine materialiste e atee, la Chiesa diceva come faccio ad appoggiarlo? Ecco. E allora automaticamente si trovava ad appoggiare chi andava contro questo mondo materialista e ateo. I dittatori dicevano: noi Chiesa vi aiutiamo se ci aiutate a tenere fuori il comunismo. E in realtà non ci rendevamo conto che aiutavamo i dittatori che facevano il loro interesse.